Salve, oggi video collaborazione con Sandra del canale L'Arte Vista da Me. Una bravissima ragazza, fa delle cose stupende, vi consiglio di andare a vedere il suo canale, comunque vi metto anche il link poi nel box. Ora, visto che Natale si avvicina, abbiamo deciso di fare una scritta tridimensionale con scritto Xmas. Dunque, io oggi vi faccio vedere come realizzare una lettera con silhouette. Vi faccio vedere i primi passi, non vi faccio di tutta la lettera il video perché ho provato e viene un video lunghissimo. Quindi vi dico le basi. Poi sta a voi a ricostruirla come volete. Comunque i passaggi sono sempre uguali. Ora ci scegliamo un font, prendo lo strumento testo, ci scegliamo un font che sia abbastanza grosso, perché se fosse stato un Arial, per esempio, verrebbe i contorni troppo sottili, e quando poi faremo la decorazione vengono male. Ah, mi sono dimenticata di dire, io faccio il video e costruisco la lettera con Silhouette Studio, mentre Sandra si occuperà degli addobbi, diciamo, della decorazione di questa parola. Ok, detto questo, ritorniamo al nostro carattere. Quindi io ho deciso di scegliere questo carattere qui, poi voi ne scegliete quello che più vi piace. L'importante è che sia un font abbastanza grosso. E andiamo a scrivere la parola Xmas, mi raccomando, tutto in maiuscolo. Ok, bene, ora la lettera che io oggi vi faccio vedere è la A, quindi seleziono perché è tutta una parola, quindi io devo dividerla, quindi faccio separa ed eccola A. Questa adesso la cancello, però io consiglio sempre, quando io devo fare questo tipo di lavoro, mi sono scritto tutta la parola e scelgo lettera per lettera facendo con nuovo documento, mi raccomando, perché almeno così avete lo stesso font. Magari poi vi potete sbagliare a scrivere poi le altre lettere, invece così non c'è nessun problema. Adesso io allora questo lo cancello, taglio, e ci concentriamo sulla A. Questa lettera, diciamo, la parola abbiamo deciso la lunghezza di 15 cm e larga 5, perché vogliamo fare una bella parola che si veda bene. Poi voi potete decidere a farla anche 20, non ha importanza comunque. Allora, come facciamo per fare il font 15, la lettera 15? Andiamo nella finestra scala e ci troviamo questa finestra. Noi dovremo lavorare su questi valori qui, e mi raccomando, adesso teniamo blocca aspetto spuntato, mentre nei passaggi successivi questo non deve esserci la spunta. Per adesso lo teniamo così, perché noi dobbiamo fare 15 cm, che è 17,30 mm, dobbiamo lavorare su questo, perché deve essere 15. Quindi mettiamo 150, logicamente, perché questo è in millimetri, e questo lo lasciamo come sta, perché poi lui automaticamente mi mette la misura giusta. Facciamo inserire, ed ecco qua. E questa è la nostra lettera. Grandezza 15. Ora duplico. Io avendo il Mac qui, tengo premuto Alt e faccio duplico. In Windows ora non mi ricordo,
però basta che comunque selezionate e facciamo anche duplicare, va benissimo. Queste sono le due lettere perché serve una davanti e una dietro. Di una io, visto e considerato che devo farci una decorazione, cosa faccio? Metto già le misure per la mia decorazione, così una volta che l'ho tagliato non devo prendere le misure col righello perché è già a posto. Come faccio? Vado nella finestra offset, metto un interno, metto angolo e faccio 2 mm e faccio inserire. E questa è la nostra decorazione. Ora, per ricordarmi che questa sarà la parte decorata, gli scrivo decorazione. Lo riduciamo e lo posiziono. Questo serve per ricordare, ma non deve venire né tagliato né scritto. Mi raccomando, ogni cosa che fate, che finite, ogni pezzo che finite, andate nell'impostazione taglio e vi settate tutto per la fine, diciamo per il taglio. Quindi questo va tagliato, ma questo no. Adesso vi faccio vedere che se lo lasciamo così, adesso seleziono tutti e due, se lo lasciamo così, questo qui verrà tagliato. Vedete che è rosso come la A, quindi seleziono questo e faccio non ritagliare. Ed ecco qua, vedete, qui viene, non viene più trasparente, quindi vuol dire che non sarà tagliato. Ora non dobbiamo fare altro che selezionare e raggruppare. E questo è il primo pezzo che è finito. Ora mettiamo da parte anche questo e iniziamo a lavorare su questa. Dobbiamo fare, diciamo, i lati della A e deve essere 5 cm, abbiamo detto. Quindi il primo lo facciamo appunto un rettangolo di 15 cm. Quindi abbiamo detto, ci costruiamo un rettangolo. Adesso non ha importanza la misura perché la andiamo a mettere con la finestra scala. E dobbiamo mettere 150 mm che sono 15 per 5. Quindi ecco, ora dobbiamo togliere il blocco aspetto. La spunta, perché la andiamo a settare noi. Quindi selezioniamo e metto, questo è la lunghezza, quindi facciamo 150, e questo è la larghezza e facciamo 50, e facciamo inserire. Ed ecco qua il nostro rettangolo, la prima parte. Io vi consiglio sempre di usare le guide, perché in questa fase vi serve molto. Prendiamo la guida e, scusate, la posizioniamo, vedete, sopra, una sotto, di lato, ecco qui, e quest'altra qua. Ok, e abbiamo messo le nostre guide. Ora dobbiamo mettere questa parte, dobbiamo fare questa misura qui. Quindi prendiamo sempre il nostro rettangolo, mi raccomando che sia, se non vediamo bene, ci avviciniamo con la lente. E deve essere a pari alla nostra testina dell'A, mi raccomando. Ok, adesso dobbiamo mettere i 5
centimetri, che è questo valore qui. Quindi mettiamo 50, ecco qua. Torniamo nella visualizzazione di prima e lo mettiamo qui sopra. Ora vedete, questo non va bene così, deve essere questo lato qui, deve essere a pari a questo. Quindi andiamo qui, voltiamo in senso orario o anche antiorario, l'importante che era 90, non ha importanza una delle due, e lo appoggiamo alla base sotto e dentro alle nostre guide. Prendo un'altra guida e la mettiamo qui e abbiamo fatto i primi due pezzi. Siccome non abbiamo un foglio grande, non possiamo metterci, adesso vi faccio vedere, non possiamo metterci anche questo lato qui o questo lato qui, quindi bisogna dividerlo in più pezzi. Ora facciamo le alette, che saranno quelle che poi andremo a mettere la colla e verrà attaccata là. Quindi facciamo un'aletta qui. Oh, scusate, mi raccomando, ogni guida non potete fare un'aletta lunga così, no, dovete farlo ogni guida, facciamo un pezzo. Ok, poi sopra. E queste sono le alette. Dobbiamo fare in modo che queste alette vengano inclinate, perché altrimenti così verrebbe poi male quando le andiamo ad attaccare. Quindi selezioniamo, andiamo in quest'icona qua, modifica punti, oppure basta cliccare due volte sulla figura e modifichiamo e facciamo la cupoletta, io la chiamo. Anche se poi non è preciso, tanto questo poi viene dentro, non ha importanza. E poi selezioniamo, facciamo lo stesso. E lo stesso in questo di sotto. Ora dobbiamo mettere questi due da quest'altra parte, quindi io faccio raggruppo, duplico e capovolgo orizzontale e lo posiziono. Ed ecco qua anche l'altra parte fatta. Ora dobbiamo, come ho detto, dobbiamo unire. Come facciamo a unire o saldare? Allora, portiamo un attimo giù questo. Anche questo dobbiamo portarlo un attimino giù, questo lo portiamo un attimo qua e questo idem di qua. Selezioniamo tutto, questo forse mi ha preso. Selezioniamo tutto, tasto destro e facciamo salda ed ecco qua la nostra figura. Ecco perché vi ho detto che bisogna mettere le guide, perché adesso noi dovremo andare a disegnare le linee che sono venute tolte nel salda. Se non avessimo avuto le guide non avremmo potuto fare precise le misure come abbiamo detto all'inizio. Quindi adesso magari mi sposto un pochettino, tanto io le mie guide di riferimento ce le ho ed ecco qua. Ora prendiamo la disegnalinea e ci disegniamo la nostra linea. Qui vedete qua, qua. Qui. Qui. E questa. Ok.
io metto i numeri per il riferimento di come si attaccano poi insieme, si assemblano i pezzi. E vi consiglio di farlo anche voi, perché magari quando vi trovate con tanti pezzi non sapete qual è la parte giusta. Io scrivo 1 e 2. Poi lo separo. Metto 1 e metto 2. Lo rimpiccioliamo un pochettino. Idem per questo. E ora andiamo a settare il taglio, quindi prendiamo di qua e questo lo facciamo perforare. Perché perforare? Perché questa sarà la nostra piega del contorno della A. Ecco qua. Questo non devono venire tagliati, quindi non riseleziono, non ritagliare, seleziono, non ritagliare. Fatto questo, vi ricordate, dobbiamo sempre raggruppare. E la seconda parte è fatta. Ora dovremo fare questa parte qua. Quindi voi potete decidere di farla, questa e questo pezzo qui insieme, ma io vi consiglio di fare questo pezzo da sola. Quindi qui verrà fatto un rettangolo da 15 cm per 5. Non dovrete mettere l'aletta in alto, ma potete anche non metterla in basso, magari la si mette in questo pezzo qua. Fate un rettangolo e gli scrivete 2 in alto e magari in basso 3, perché poi vi dovete ricollegare con gli altri. Io questo ve lo dico, adesso non ve lo sto a far vedere perché tanto è sempre uguale. L'unico che vi posso far vedere è come prendere le misure e fare, mettiamo questo triangolino qui. Come facciamo per prendere le misure? Io ora adesso queste le tolgo perché a me non mi servono. Io per prendere questa misura lo prendo con lo strumento disegnalinea. Io non so se c'è un'altra maniera. Io per adesso ho trovato questa. Poi se trovo altra maniera ve lo dirò. Quindi prendiamo lo strumento linea, mi avvicino con la lente e mi prendo il primo pezzo, parto da qui, vedete il mio cursore è una croce, e disegno la linea, e questo arrivo fino all'altra estremità, e questa è una misura, la prendo e la metto da parte. Queste due sono uguali, quindi mi basta prenderla una. Quindi prendo strumento linea e faccio da un lato all'altro, da un'estremità all'altro. Questa è venuta un pochettino più lunga, ma basta accorciarla e la prendo la linea e la metto da parte. Ora ritorniamo nella stessa visualizzazione di prima, questa linea la metto un po' più dritta perché devo farmi la misura, ecco qua, questa me la giro, capovolgo con questa e me la metto sotto, facciamo così, 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 e di questa la duplico e me ne faccio un'altra, perché abbiamo due uguali, ok? Allora questa sarà la base sotto e queste le due in alto.
Ora mi prendo le guide e la prima me la metto qua, a pari a questa. La seconda qua, poi mi avvicino e aggiusto questa. La terza me la metto qua, prendo, avvicino. E la terza me la prendo e me la metto sotto. E questi saranno i nostri pezzi. Sono 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Ok? Mi faccio il rettangolo. Che il rettangolo deve essere sempre di 5 cm. Questa è la lunghezza che mi serve. Vado in scala. Tolgo la spunta blocca, aspetto, seleziono il mio rettangolo e vado a cambiare il valore, questo 37,3, e metto 50 mm. Ed ecco qua la nostra, il nostro rettangolo. Allora, queste, ora che abbiamo già fatto la nostra misura, possiamo anche cancellarle, che non ci servono più. Ora dobbiamo andare a mettere le alette. Ah, devo mettere anche una guida qua, sempre per lo stesso motivo di prima, che quando si fa il saldo, se no non troviamo il riferimento. Ed ecco qua. Mettiamo le alette, prendo sempre lo strumento rettangolo e mi faccio le mie solite alette. Ecco qua la nostra figura terminata. Io adesso ho tagliato ulteriore il video proprio per accorciarlo ancora un pochettino, ma l'ho fatto perché poi, come vedete, non c'è nulla di diverso da quello che abbiamo fatto fino ad ora. Questo è il pezzo, qui verrà tagliato, queste sono le due parti, questa e questa, e questa sarà qui. Verrà, quando lo incollerete, questo verrà attaccato a questa parte e formerà appunto questo triangolo. Qui abbiamo il perforato. Ah, vi volevo ricordare che il perforato è un po' delicato, cioè se facciamo un lavoro, come in questo caso che è una lettera, che una volta chiusa rimane lì così, va bene, ma se dovete fare una scatola per esempio e mettere il perforato per farvi vedere dove piegare, non ve lo consiglio, perché può rompersi facilmente, e consiglio magari di usare un altro attrezzo tipo lo scorpalo o una pieghetta, in modo da farvi vedere dove, da evidenziare le righe dove vanno piegate. Bene. Ora mi raccomando, salviamo il nostro lavoro, andiamo su file, facciamo salva come, ed è questo, oppure salvo in biblioteca. Io generalmente faccio tutte e due perché mi voglio tenere anche il file originale, e quindi conviene sempre fare anche salva come. Ora vi faccio anche vedere come sono tutti i pezzi della A finiti. Apriamo un nuovo documento e vi faccio vedere tutti i nostri pezzi che servono. Io qui ora è diverso questo pezzo qui, è questo qui, l'ho fatto in altra maniera. Mo che iniziamo dal di qua, l'importante è che venga chiuso poi a triangolo, ok? Spero di essere stata abbastanza chiara, scusate tutte le volte che dico quindi, è una mia abitudine.
per qualsiasi problema che avete o che non capite, mandatemi un messaggio, vi risponderò volentieri e cercherò di aiutarvi nel più breve tempo possibile. Poi, se avete qualche richiesta o qualche altro dubbio, fatemelo sapere. Mi raccomando, andate a vedere il canale di Sandra che è molto brava e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!